Una panchina rossa per ribadire il no alla violenza sulle donne è stata installata e inaugurata alla caserma dei Carabinieri di Teramo in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Si lega a una simbologia che pian piano nel tempo abbiamo introdotto qui all'interno del comando provinciale. Ho citato l'albero di Falcone messo a dimora nel febbraio 2023 per la lotta contro la criminalità organizzata. Ho citato l'opera di Maschi, la Cien Fille Triste, tra l'altro trovata qui a pochi chilometri da Teramo, a Sant'Omero, simbolica della violenza bieca, del terrorismo. E oggi un altro simbolo importante, quello della panchina rossa. Il Comando Provinciale Carabinieri di Teramo è da sempre a fianco delle donne maltrattate. A Teramo diversi militari, tra cui anche personale femminile, hanno frequentato degli importanti e selettivi corsi presso l'Istituto Superiore Tecniche Investigative, che hanno consentito di specializzare dei carabinieri, già di per sé dotati di carattere aperto al dialogo e all'ascolto, nel delicato e importante settore. I carabinieri sono sempre più specializzati e qualificati in questo tipo di intervento. Abbiamo militari, ufficiali, ma in particolare sottufficiali che frequentano corsi specifici, sottufficiali a nostro livello, nell'ambito del Comando Provinciale di Teramo, corsi specifici in tale materia, per cui hanno delle qualità anche in termini di empatia, sensibilità, qualità psicologiche. Nel corso del 2024 i carabinieri di Teramo hanno proceduto per 118 codici rossi, effettuato 32 arresti, eseguito 39 divieti di avvicinamento disposti dall'autorità giudiziaria, 24 allontanamenti dalla casa familiare e 8 ammonimenti. I dati purtroppo restano alti e tendenzialmente un po' allarmanti, però come ho chiarito, con una più cauta valutazione si può anche leggere questo dato nel fatto che sono emersi nel tempo più denunce.